miei mi portavano al mattino a casa di mio nonno, dove rimanevo fino alla sera. Mio nonno non aveva uno studio fuori casa, ma lavorava in soggiorno. Quindi questo mi ha permesso di vederlo lavorare con una grande continuità. Vedetelo mentre dipinge e quasi sferza la sua tela con le due smorfie di ogni pittore vero. Sulle labbra, quella della fatica materiale che l'opera sempre richiede all'operaio. In fronte, il cipiglio invece mentale, mentre si inflette sulla memoria della propria poesia che sempre duole ripassando per gli occhi. Io ricordo per esempio la sua lentezza e metodologia del lavoro, questa grande tavolozza in cui lui immergeva il pennello, poi faceva una distanza lunghissima perché i cavalletti con le tele erano dall'altra parte della stanza e dava un tocco di colore, poi tornava indietro, guardava il quadro, sempre molto concentrato, molto assorto nei suoi pensieri. Prezioso e inedito documentario con la voce narrante del critico Roberto Longhi e da poco ritrovato, ci porta con emozione nello studio del settantenne Carlo Carrà. È il 1952, 10 anni dopo, nel 62, una grande mostra, curata proprio da Roberto Longhi, lo celebrerà a Palazzo Reale. E oggi siamo di nuovo qui, nelle sale a piano terra, per il racconto di un artista nato a Quarniento, ma milanese di elezione, che ha attraversato da protagonista la pittura del Novecento. È una mostra che vuole segnare un punto fermo dell'attività di Carrà e mostrarlo nella sua completezza. Dalla prima opera datata nel 1900, La strada di casa, fino all'ultima, Bottiglia e chicchera, che è rimasta sul cavalletto, però terminata la sua morte. Quindi una mostra che presenta 131 opere per esattezza, tutti dipinti ad eccezione di 14 tavole grafiche dell'epoca del parolibellismo e di guerra pittura, estremamente significative della fase futurista. Volevamo dare alla città di Milano una mostra che, oltre ai capolavori pittorici, mostrasse anche il lato più umano di Carrà. E quindi per questo abbiamo fatto una grossa ricerca d'archivio per poter trovare sia documenti che fotografie che rendessero un po' il clima di quel periodo lungo della sua vita. Mettere lo spettatore al centro del quadro. È questa l'intuizione che Carlo Carrà infonde al nascente movimento del futurismo, di cui è sia teorico che attivista, con i manifesti, le famose serate e le polemiche, oltre che con i capolavori. Ma è solo una fase di un percorso che per Carrà non conosce tregua. Negli anni della Prima Guerra Mondiale si chiama fuori da quel movimento che intanto gli ha dato fama internazionale. Si stacca perché era un ricercatore, vorrei dire, perché non è l'artista che segue le correnti, ma le anticipa. E quindi dopo l'ondata, lo stordimento, l'ubriacatura del futurismo, ritorna a forme concrete, guarda Parigi, guarda il collage di Picasso, guarda la pittura dirompente di colori di Henri Rousseau, rimedita, ed è importantissimo questo, la pittura antica italiana, guarda Giotto, guarda Masaccio, ma appunto sempre con una chiave di modernità. Nel 1917, soldato a Ferrara, incontra i fratelli Giorgio De Chirico e Alberto Savinio, con cui lavora su una nuova pittura d'avanguardia, la metafisica. Ma l'aspirazione di Carrà è quella di essere solo se stesso, come dichiarerà pochi anni più tardi. La scoperta della natura è la chiave di una nuova ricerca, questa volta del tutto personale. Già c'è un avvicinamento alla natura con Pino sul mare che nel 1921, un capolavoro assoluto con questa rappresentazione mitica della natura, con una cubatura comunque giottesca, e da lì nasce questo suo contatto, rapporto diretto con la natura, però non è mai una natura descrittiva o oleografica, ma è sempre una natura filtrata dalla mente e sempre, io credo di poter dire, che rimane con una sospensione metafisica.
La mostra di Palazzo Reale continua con una serie di tele iconiche in cui la figura umana torna protagonista e dove è possibile leggere il mutamento della politica in Italia fra gli anni 20 e 30. Anche negli anni del regime, in cui ritorna la figura umana prepotentemente anche, ha comunque una libertà di pensiero e di conseguenza una libertà pittorica, per cui non si può mai apparentarlo a qualcun altro. Mostra, abbiamo portato due piccoli oggetti simbolici che sono il suo vaso dei pennelli che io ricordo fin da bambino e poi una tavolozza degli anni 40-50 con ancora dei colori vivi che sono poi i colori che si vedono nelle sue pitture di paesaggio degli ultimi anni. La pittura deve cogliere quel rapporto che comprende il bisogno di immedesimazione con le cose e il bisogno di astrazione. Carlo Carrà.